Sirene della polizia, mi aggiro guardinga ma calma, sul sedile posteriore la signora Maria della scala A, conversa con un camionista lituano dal finestrino, mi pare si parli di protesi. La mia macchina in avaria, metto le quattro frecce, mi volto a ore 11, mi vedo nello specchietto retrovisore e mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio. Scendo dalla macchina, chiudo la portiera. Passa a muscolare un oscurato mastodontico SUV. Mi piega di 90 gradi. No, dico gente di 90 gradi, entrambe le punte dei miei stivaletti a punta. Le guardo un istante, poi sollevo lo sguardo. Non mi hanno mai interessato troppo i dettagli. Molleggiato sulle giunture, fluida, aerodinamica, avanzo. Sistema di leve, trazioni, tiranti, stantuffi. Io non la quattro ruote. Tutti i motivi per cui, lo capite anche voi, mi piaccio. Mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio. Mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio, mi piaccio. Ma ecco qua un bar. Ci vorrebbe qualcosa che so, un cornetto. Ma che succede? Una moto prende una buca, rovescio il mio caffè, corretto sambuca, mi precipito fuori. Con un balzo felino sono già lì e gli cingo la nuca. Povero, vulnerabile motociclista. Lui delira, dice mi nasco, dolcemente gli slaccio il casco, sotto il naso un po' di tabasco che del tutto casualmente avevo lì con me. Si scuote, rinviene, poi mi guarda. Mi guarda, lo guardo, immediatamente capisco che gli piaccio. Gli piaccio. Gli piaccio. Gli piaccio, gli piaccio, gli piaccio. E come biasimarlo, buon gustaio. Gli piaccio. Gli piaccio, gli piaccio, gli piaccio. Gli piaccio, gli piaccio.
Vita qua, mi butto a stile libero.